La vostra comunità oggi allora festeggia con questa solennità il patrono della parrocchia di Pralormo, San Donato. San Donato martire, anche se non sappiamo se è morto martire, ma certamente ha sofferto. Per questo il colore liturgico è oggi rosso. Di lui non sappiamo molte cose perché vive intorno agli anni 300. È stato infatti ordinato vescovo da Papa Giulio I a Roma, che è stato papa tra il 337 e il 352. Di San Donato, di questo San Donato, sappiamo che lavorò moltissimo per l'evangelizzazione delle popolazioni ancora pagane della Tuscia e dell'Italia centrale. Ci sono poi, certo, fatti miracolosi che riguardano la sua persona e certamente ebbe a soffrire molto per la fede durante la persecuzione scatenata dall'imperatore Giuliano l'Apostata nel 362. Forse per questo motivo gli fu attribuita in seguito la venerazione di martire, ma non si sa nulla circa la sua morte, cioè non sappiamo se è stato ucciso in questa persecuzione oppure no. Bene, detto questo, allora lo sguardo che oggi la liturgia ci richiede di posare è sul buon pastore. Questo buon pastore che certamente Donato ha interpretato perché ha sofferto per il Vangelo, per la gente, perché la gente credesse in Gesù Cristo, ma questo buon pastore è Gesù stesso. Allora, qualche riflessione la possiamo fare pensando proprio a che cosa significa dire che Gesù è il buon pastore. Intanto, nella prima lettura che abbiamo ascoltato dal profeta Ezechiele, ci viene detto che Dio stesso si prenderà cura delle sue pecore. C'erano dei sacerdoti a quel tempo, c'erano dei pastori, diciamo così, a quel tempo, delle guide del popolo, ma queste guide del popolo erano tutte guide imperfette e diciamo anche alle volte corrotte e quindi non guidavano la gente nella via della verità, nella via della pienezza, nella via dell'amore di Dio. E allora la gente, ovviamente, quando non si sente orientata, cosa fa? Si disorienta. E quando uno si disorienta, dove va? Va per conto suo, segue se stesso. Allora diventa un popolo disperso. Di fronte a questo popolo disperso, Dio dice: io stesso mi prenderò cura delle mie pecore per orientarle, per guidarle verso la vita vera, la pienezza della vita. Allora, questa prima riflessione cosa ci fa pensare? Ci fa pensare che non possiamo avere troppi alibi per comportarci alle volte come ci comportiamo in modo, diciamo così, non tanto corretto. Cosa vuol dire avere degli alibi? Lo sappiamo. Quando noi diciamo, ad esempio, ma fanno tutti così, e perché non devo fare anch'io così? No? Oppure quando diciamo, ad esempio, ma se i capi, cioè coloro che sanno, coloro che decidono, sono così, che ne so, corrotti, come era ai tempi, no? Di cui Dio parla qui a Ezechiele, se loro
già loro sono così ingiusti, allora perché io devo osservare le leggi e evitare, che ne so, di pagare, e non posso evitare di pagare le tasse, visto che tutti cercano di approfittare? Cioè, noi ci creiamo degli alibi. O poi diciamo, ma se quella persona fa così, perché allora non lo posso fare anch'io? Allora, quando noi facciamo così, significa che noi orientiamo noi stessi non in base alla parola di Dio, non in base a quello che Dio suggerisce alla nostra coscienza, ma orientiamo noi stessi in base agli altri, a quello che fanno gli altri. Allora Dio qui ci dice: io mi prendo cura di voi, io parlo nel vostro cuore per aiutarvi a scegliere il bene e non il male. Perciò tu non puoi dire: se io sono cattivo, la colpa è degli altri. Perché alla fine facciamo così. Sono tutti cattivi, allora sono cattivo anch'io. Ma di chi è la colpa? Mia? Se sono cattivo? No, la colpa è degli altri che mi hanno fatto diventare cattivo. No? Qualche volta abbiamo questi alibi, no? Per naturalmente giustificare i nostri comportamenti. E se abbiamo bisogno di giustificarli, è perché abbiamo la percezione, la coscienza, che non sono giusti. Cioè, se abbiamo bisogno di trovare delle scuse, perché abbiamo bisogno di trovare delle scuse? Perché sappiamo che quello che facciamo non è corretto. Allora, ecco, quando sappiamo che non è corretto, significa che Dio parla al nostro cuore. Lui è il buon pastore, perché guida me. Tu non preoccuparti di quello che fanno gli altri, preoccupati della persona che tu vuoi essere, della persona che tu sei, non degli altri, perché sei tu che dovrai poi rispondere di te stesso davanti a me. Ma comunque, questo potrebbe essere una prima lettura di quello che vuol dire che Dio è il pastore di ognuno di noi. Ognuno di noi ha una coscienza che deve rispondere non agli altri, ma a Dio. Ognuno di noi deve rispondere alla propria coscienza. È lì allora che noi ci lasciamo guidare da Dio. E invece la pagina di Vangelo dove Gesù dice che lui è il buon pastore e non il cattivo pastore, che cosa ci può suggerire? Siamo un po' nella stessa prospettiva, perché il buon pastore è colui che guida gli uomini verso la pienezza della vita, cioè verso la bontà. Il buon pastore ci guida verso la bontà. E allora anche qui noi possiamo dire che tante volte anche qui abbiamo delle giustificazioni o cerchiamo delle giustificazioni ai nostri comportamenti. Allora, parliamo, quando seguiamo un po' questo istinto, noi parliamo in nome della giustizia. Ad esempio, faccio degli esempi così ci capiamo. Ad esempio, quando io dico: ma quello lì ha parlato male di me, allora è giusto che io parlo male di lui. Sì o no? È giusto. Se lui si comporta male con me, giustizia vuole occhio per occhio, dente per dente, giusto? Allora io mi comporto male con lui. Quello là mi ha rubato qualche cosa, dei soldi. Allora è giusto che io rubi a lui qualche cosa. È giusto, sì o no? Lui mi ha preso e io prendo il suo, no? Oppure, che ne so, quella persona lì mi ha raccontato una bugia,
mi ha ingannato. Allora adesso io sono più furbo di lui e lo inganno anch'io, così lui impara, perché se no non impara mai. Ed è giusto che impari, è giusto, signor, è giusto. Ma vedete che con questo ragionamento noi giustifichiamo comportamenti che ledono, cioè fanno del male agli altri. È giusto fare del male a chi mi ha fatto del male. Ma chi fa il male, anche se lo fa convinto che sia giusto, è o non è una persona buona? Questa è la domanda. Io dico, lui mi ha ingannato, io lo inganno. Ma è da persona buona ingannare un altro? È da persona buona vendicarsi? È da persona buona farsi giustizia da soli? Sei buono, sei giusto, ma non sei buono. Io, dice Gesù, sono il buon pastore. Cosa vuol dire? Vuol dire che io guido i vostri cuori verso la bontà, non verso la giustizia. Non mi accontento della giustizia, anzi, non voglio la giustizia, non voglio il sacrificio, ma la misericordia. E io, che sono il buon pastore, guido i vostri cuori ad essere buoni. E se l'altro allora ti fa del male, è giusto che tu gli ricambi il male, ma non è buono quell'uomo che ricambia il male. Non è buono quell'uomo che dice falsità. Non è buono quell'uomo che ruba. Non è buono quell'uomo che fa violenza, anche se fa questo in nome della giustizia e della vendetta, ma non è buono. Allora il pastore buono è colui che ci fa camminare verso la bontà per diventare persone buone che non fanno dunque del male agli altri, anche se lo ricevono a loro volta. Se ci lasciamo guidare dal buon pastore, diventeremo come lui nel nostro cuore. Sia lodato Gesù Cristo.